Un percorso difficile, scandito dal senso complessivo del risparmio, con tagli sostanziosi alle risorse a disposizione per progetti, per manutenzioni delle strutture di competenza e le tante iniziative. Questo e tanto altro nell'ultimo mandato degli amministratori della provincia di Campobasso, che dal 26 maggio vedranno la loro decadenza per lo scioglimento normale del Consiglio. La normale amministrazione per 90 giorni assegnata per legge al presidente De Matteis e agli uomini della sua giunta. Siamo a fine legislatura, il 26 scade perché da quando c'è stata la proclamazione del presidente, il 26 maggio del 2011, quindi c'è lo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio va a casa, resta in carica il Presidente con la Giunta e il Presidente anche con i poteri del Consiglio fino, penso, alla fine di settembre si continua, insomma. E niente, sono stati 5 anni, direi dolorosi, perché è coincisa con la riforma delle province, con il taglio scriteriato alle risorse, non potendo garantire più in maniera efficiente quei servizi essenziali, e quindi in questi anni ci siamo barcamenati cercando di poter comunque garantire un minimo di assistenza e di servizio ai cittadini. Che dire, continuerà, non continuerà, non lo sappiamo, aspettiamo anche la riforma costituzionale che ci sarà a ottobre. Comunque io ritengo e mi auguro che le province continuino ad esistere, perché sono quegli enti che rappresentano la storia amministrativa di oltre 2 secoli di vita e che hanno dato dei grandi risultati, a differenza di altri enti. Io mi auguro che si possa ritornare sui propri passi e non distruggere quello che rappresenta, ripeto, la storia dell'amministrazione e dell'efficienza di questa nostra nazione. Non ci saranno indennità, non ci sarà nemmeno rimborso spese. Questo poi è l'assurdo, perché in Italia siamo abituati di passare da un eccesso a un altro, quindi vabbè, però ecco, lo spirito di sacrificio, e per chi ha dato tanti anni della sua vita a favore delle istituzioni, nell'interesse del bene comune, lo posso dire ad alta voce, l'ho fatto sempre con convinzione, come una missione, e quindi per me non ci sono problemi.